una volta che abbiamo già definito, abbiamo scritto, stiamo scrivendo, perché molti cantieri sono già partiti, penso in particolare al primo blocco del Teatro Romano e ad altre azioni, interventi che, su cui i cantieri sono già stati installati. Oggi ci concentriamo in particolare su un pacchetto, che è una piccola parte, comunque una parte definita organica di tutti i finanziamenti che abbiamo intercettato, che è il pacchetto del PNRR Sisma. 12.350.000 euro che siamo riusciti ad appaltare in tempi record, nel rispetto della tempistica prevista, come poche altre realtà, entro il 31 dicembre. Tutti i lavori sono stati infatti consegnati, quindi di fatto sono cantierabili, ed è un pacchetto, quello del PNRR Sisma, che riguarda lo sviluppo di tutta la città, opere strategiche come il mercato coperto per 5.400.000, che sarà un intervento di riqualificazione e rigenerazione fondamentale che si andrà ad integrare a quello del Teatro Romano, del Braga, insomma in un'area fondamentale della nostra città, l'ipogeo del quale abbiamo già parlato, ed altri interventi in centro storico, ma anche e soprattutto nelle frazioni, nei borghi, nei quartieri. Borghi storici che valorizziamo attraverso questi progetti: Forcella, Miano, Cavuccio, Frondarola, Valle San Giovanni, un investimento su quella che è la nostra identità. Per troppo tempo non si è puntato alla riqualificazione dei borghi, noi lo stiamo facendo, così come gli interventi di riqualificazione delle piazze, di tante piazze, di tanti spazi socializzanti dei nostri borghi, dei quartieri, delle frazioni, segno appunto di una città che cresce tutta insieme, una rigenerazione urbana che non è soltanto lavori pubblici, ma una riqualificazione e rigenerazione di carattere sociale, economico, che ricuce appunto il centro con i borghi, le frazioni e i quartieri, e punta anche e soprattutto questo pacchetto Sisma sulla pavimentazione stradale. Abbiamo investito solo sui fondi PNRR 1.300.000. Molti lavori sono già ovviamente partiti e cosa nota, altri si completeranno nelle prossime settimane, e poi l'impiantistica sportiva. Pensiamo in particolare al campo di Villa Vomano o ai campetti sui borghi, frazioni e quartieri, che comunque ci porteranno a riqualificare degli spazi socializzanti per i nostri ragazzi, oltre ovviamente alla pista di pattinaggio che si affianca alla piscina nella riqualificazione di quella che è la cittadella dello sport dell'acqua viva. Ha parlato di impianti sportivi, visto che è un po' l'argomento di questi giorni, cioè, ci sarà la possibilità, secondo lei, secondo le norme di legge, di affidare un campo in qualche modo alla scuola di riferimento della città, alla scuola di riferimento calcistica della città? Ci sarà questa possibilità in futuro? Ma gli affidamenti dei campi e degli impianti si svolgono sulla base appunto delle norme di legge, con la società Città di Teramo, che è stata accreditata dal comune, dall'amministrazione comunale. Cosa nota, c'è un rapporto strettissimo, un dialogo, c'è un problema oggettivo appunto impiantistico del nostro territorio su cui stiamo assolutamente lavorando su più fronti, quindi questo è un tema centrale. È chiaro che insomma, parliamo della squadra di riferimento della città di Teramo, che quindi ha ovviamente un seguito di pubblico che è diverso rispetto a quello di altre società, a prescindere insomma dalla categoria alla quale appartiene, e quindi questo è un aspetto di cui tenere in considerazione anche sotto l'aspetto normativo.